Ciao Boris. Ciao Pier, ciao Paolo, ciao, come state? Bene, benissimo. Tutto bene. Tutto bene. Ascolta, niente, io Boris ti passerei direttamente la parola, diciamo solo una piccola introduzione. Boris ci segue da tanto tempo, abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione tecnica e interesse, però lascerei a Boris la parola per presentarsi, così viene sicuramente efficace. Grazie mille. Allora, faccio una prima intro. Io sono Boris Landoni, sono il responsabile tecnico di Futura Group. Perché Group? Perché comprende diversi brand, alcuni di questi li vedete anche sotto, Elettronica In, Futura Elettronica. Quello che non è stato rappresentato è Futura.academy, quindi parto subito da questo, che è un brand dove noi lanciamo tutta una serie di corsi, in questo periodo ovviamente solamente online, altrimenti li facciamo qua in sede da noi a Gallarate, provincia di Varese. Poi c'è Futura Elettronica, che commercializza tutta una serie di prodotti, tra cui il percloruro ferrico che ha fatto vedere Daniele Tartaglia e Ufo Stufo, quindi se vi serve ce l'abbiamo, come anche le breadboard e piastre presensibilizzate, e ovviamente anche Arduino, che invece parlava il mitico Alessandro. Quindi è proprio la parte commerciale. Su questo store, tra l'altro, presentiamo anche tutta una serie di, commercializziamo tutta una serie di prodotti, prodotti che comunque noi anche realizziamo noi stessi. Questi prodotti vengono poi presentati anche sulla rivista Elettronica In. Elettronica In, che è appunto una rivista di elettronica applicata dove potete trovare tutta una serie di progetti. Come nasce Elettronica In? Nasce direttamente da voi, cioè voi che state adesso vedendo questa rivista, siete anche gli stessi autori. Noi abbiamo diversi collaboratori, tra cui abbiamo la fortuna di avere Pier, Mauro Alfieri, che seguirà il mio intervento, anche Max Bellino con Tacticon ha avuto modo di collaborare con noi, cioè anche brand tipo Arrow, eccetera, hanno comunque collaborato con noi, e presentando tutta una serie di progetti. Qual è il punto comune che permette appunto di diventare un collaboratore? Quello che di cui abbiamo parlato prima più e più volte, me lo sono proprio segnato, anche se ovviamente era scontato, la passione. Passione per l'elettronica. Noi come Elettronica In appunto presentiamo tutta un'infinità di progetti, di domotica, semplici o complessi. Guardate, ho qua, questa è la copertina, la bozza della copertina del prossimo numero. Vedete che abbiamo praticamente messo ovviamente il saturimetro, che diventava ovviamente fondamentale in questo periodo. Abbiamo la stampante 3D ciclo continuo, schede di ogni tipo. Abbiamo anche progetti semplici, come per esempio in questo caso, questo, non so se si vede bene, dispenser automatico. Abbiamo praticamente voluto presentare tutta una serie di progetti più o meno complessi, e quindi praticamente abbiamo progetti per tutte le taglie, ad esempio il dispenser proprio per chi vuole iniziare a lavorare con l'elettronica. Non c'è microcontrollore, non c'è Arduino, non c'è nulla da programmare, semplicemente un piccolo sensore di prossimità che va a attivare una pompa peristaltica. Poi abbiamo appunto progetti, come dicevamo prima, tipo il saturimetro, che ovviamente lì ovviamente la complessità un po' va a salire. Abbiamo progetti con Raspberry, abbiamo progetti, ripeto, di tutti i livelli. Come facciamo appunto a coprire tutta questa gamma di elettronica, di conoscenze di elettronica, grazie appunto a diversi collaboratori che sono specializzati in determinati ambiti, appunto Pier dell'alta tensione, piuttosto che Alfieri per il discorso Arduino e così via, e questo ci permette effettivamente di dare a voi stessi lettori un'ampia gamma di progetti. Ripeto, chiunque può diventare collaboratore di Elettronica In, anzi, vorrei lasciare la mia mail, proprio perché se voi avete, per esempio, realizzato un progetto perché avete fatto l'antifurto di casa, avete voluto controllare le luci di casa tramite l'SP8266, l'SP32, quello che volete, e pensate che questo progetto possa comunque essere interessante anche per altre persone, scrivetemi. La mia mail b.landoni@futuragruppsrl, tutto attaccato, futuragruppsrl.it. Mi proponete semplicemente la vostra idea e noi appunto la valutiamo, ne discutiamo, eventualmente se è necessario la rivediamo assieme, e così la possiamo presentare anche sulla rivista, in modo che anche altre persone possano ovviamente
avere, diciamo, possono fare il vostro progetto, possono basarsi sulla vostra idea per realizzare qualcosa. Altra cosa che vorrei aggiungere, parlavamo appunto prima di percloruro ferrico, PCB, eccetera, ovviamente tutto il supporto che possiamo darvi per realizzare dei PCB lo possiamo fare, parlo sempre a livello di collaborazione, quindi voi volete realizzare il vostro PCB, non avete i mezzi per farlo e volete però realizzare questo progetto, scriviamoci, se il progetto è bello, può piacere, ovviamente lo presentiamo. Sono tutti progetti open source, quindi anche in questo caso lo dico, sul sito elettronicain.it potete scaricare gratuitamente tutti i numeri della rivista, qualche anno indietro, non ovviamente gli ultimi, però qualche anno indietro potete andare su, vi registrate e potete scaricare quello che volete. Insieme alla rivista, quindi al PDF che potete sfogliarvi, potete scaricare anche i sorgenti. Quindi partite da questi sorgenti e realizzate qualcosa di vostro. Questo è stato, secondo me, il successo, se vogliamo dire, o comunque quello che ha permesso a Elettronica In ancora oggi di essere in edicola. Elettronica In è rimasta l'unica, purtroppo, lo ammetto, molti di voi conoscono Nuova Elettronica, grandissima rivista. Noi siamo forse anche ancora in edicola grazie al fatto che abbiamo voluto adottare, ma proprio nel 2005, quando è nato Arduino, da lì ci siamo un po' convertiti, perché fino poco tempo prima anche noi facevamo un microcontrollore, rimaneva chiuso, era nostro, non volevamo dare niente a nessuno. Poi abbiamo capito che non era questa la strada, abbiamo voluto proprio aprire a 360 gradi anche quello che noi abbiamo sviluppato. C'è stato un minimo di difficoltà all'inizio a far capire anche a tutti, ma anche qua all'interno dell'azienda, come poteva funzionare questo discorso di elettronica open source, e quindi abbiamo comunque voluto adottare questo sistema e forse è stato questo anche il grande successo. Quindi mi raccomando, quello che è importante che vi sto dicendo, passione e comunque condivisione. Siamo nel 2020, dobbiamo cercare di condividere il più possibile quella che è la vostra idea. Prima ho avuto l'onore di poter parlare dopo Alessandro, che è un mito, è grazie anche a lui che noi abbiamo realizzato anche stampati 3D, adesso abbiamo realizzato una abbastanza grande che permette grandi stampe, ma il successo anche di queste stampante è proprio grazie, è dato dall'open source, quindi anche noi, piuttosto che partire da un livello zero, siamo riusciti a partire da un certo livello, abbiamo preso quello che qualcun altro aveva fatto, parliamo di Marlin, qualcuno sicuramente di voi conosce questa parola magica, abbiamo preso questo codice che è montato sul 99% delle stampanti 3D, abbiamo aggiunto qualcosina noi e abbiamo rilasciato ovviamente il codice, in modo che altra gente potesse adattarsi e andare a crescere, così la comunità va a crescere e ovviamente questo vale per le stampanti 3D, vale per Arduino, vale per tantissimi prodotti. Giusto perché vogliamo parlare di Arduino, cioè questo è il numero invece di aprile, il numero precedente, abbiamo fatto per esempio un capture 360, quindi permette di fotografare gli oggetti a 360 gradi, quindi creare anche delle GIF animate da mettere sul sito internet, abbiamo voluto fotografare proprio la scheda Arduino, cioè ormai c'è poco da fare, è una rivista che abbraccia a 360 gradi tutte le varie tecnologie e ovviamente non può mancare Arduino e Raspberry. Quindi ripeto ancora una volta la mia b.landoni@futuragruppsrl.it, lasciatemi qualche giorno per rispondere, rispondo a tutti, non vi preoccupate, discutiamo assieme di quello che è il progetto perché è nostro interesse e vostro interesse sicuramente cercare di andare avanti. Concludo semplicemente, se ho ancora un minuto, spiegando che sul sito Elettronica In trovate anche altri progetti, altre notizie, anzi abbiamo anche un sito più professionale che è elettronicainpro.it, che è appunto dedicato a chi dell'elettronica fa anche un po' di business, anche prima parlavamo appunto di Arduino Pro eccetera, ovviamente lì ci sono determinate notizie. Per chi invece è un maker, sicuramente elettronicain.it o Elettronica In come rivista sicuramente fa la differenza. Stiamo realizzando un portale, io spero che possa vedere la luce, è un progetto veramente grande che spero che possa vedere la luce inizio anno prossimo, dove anche lì presenteremo tutta una serie di
direttamente sul sito. Quindi mi raccomando, scrivetemi, perché lo spazio ve lo dedichiamo più che volentieri, perché è nostro interesse che la tecnologia e l'elettronica possa diffondersi su il più possibile. Se qualcuno ha qualche domanda, Pier, Paolo, se qualcuno... Non ho avuto modo di leggere, scusate, i commenti, perché ero un po' preso, no, certo, però se c'è certo. Qualche domanda, è passata qualche domanda, sarò qua disponibile. Guarda, Boris, innanzitutto... Sì, sono passate un po'. Scusate, non le ho viste. No, no, tranquillo. Sappiamo bene, è difficile. Grazie molte per questo bel intervento che ha chiarito che effettivamente la comunità diciamo di persone che sviluppa è bene che sia in contatto e crei proprio un bel network. E secondo me la rivista, sia in formato cartaceo che in formato online, e tutto l'indotto, quindi forum, blog, newsletter e quant'altro, sicuramente sono lo strumento che permette poi di creare queste relazioni. Oltre che forse anche proposte professionali, perché essere collaboratore di una rivista è comunque, voglio dire, un'attività che riguarda, diciamo, lo sviluppo di un'idea, lo sviluppo di un articolo e anche, diciamo, di idee nuove. Assolutamente sì, perché poi appunto da chi vede il progetto sulla rivista, parlo magari di una terza persona, può avere interesse a modificarlo, personalizzarlo. Quindi ovviamente non è poi lì Futura Elettronica che dice ah, che bello, o Elettronica in adesso prendo questo progetto, lo vendo a questa terza persona. No, noi stessi ricontattiamo il collaboratore, che chi meglio di lui può conoscere quel progetto, e gli passiamo la specifica. Dice guarda che c'è questa persona che vuole questa personalizzazione. Quindi c'è anche comunque la possibilità di monetizzare ovviamente il tutto. E non ultimo, non l'ho detto prima, ma ci tengo anche a precisarlo, che comunque gli articoli che noi presentiamo sulla rivista vengono comunque pagati. Non abbiamo mai mandato nessuno ai Caraibi, però comunque un minimo di riconoscimento, il rientro spese, quello che uno ha investito per fare il suo progetto, di sicuro lo copre. Certo. Boris, che dire? Ti ringraziamo moltissimo. Avevamo proprio bisogno di, diciamo, una voce dal vivo delle riviste, che appunto, come hai detto, sono praticamente delle industrie a tutti gli effetti. Cioè, grazie a voi, grazie per la possibilità. Apprezzabile anche la vostra abilità comunque nel restare ancora in piedi, quindi non è facile. No. No, sicuramente non è facile, devo dire che appunto abbiamo fortunatamente un grande gruppo di sostenitori, cioè di gente appassionata. Ritorniamo ancora al discorso della passione, sia passione l'elettronica in quanto divulgazione, quindi per imparare, quindi ritorniamo a Elettronica In o Futura.academy, oppure anche passione per l'elettronica, che quindi poi acquista tutta una serie di prodotti su Futura Elettronica, quindi futurashop.it. Ecco, sottolineiamo la parola passione, perché più di una volta oggi l'abbiamo già nominata, quindi è quello che serve per portare avanti le cose, e quindi se non c'è quella difficilmente si riesce ad arrivare in fondo, quindi bisogna assolutamente appassionati, rimboccarsi le maniche e lavorare duro, come ben sappiamo, okay? Non ci è sono vero. Scorciatoie. Assolutamente. Benissimo. Sì. Bene Boris, noi ti salutiamo. Grazie ancora dello spazio e saluto tutti gli spettatori, grazie di questa live. Ottima iniziativa, ovviamente. Grazie ancora. Grazie, ciao, alla prossima. Okay. Ciao. Ciao Boris, a presto.